Al mio amico Ali Rali gli chiedo una cosa che ci chiedono in molti, a noi insomma di state potenza, eccetera. Come fate a conciliare praticamente il vostro sostegno agli stati diciamo socialisti e a quelli comunque islamici sciiti essenzialmente? Questo naturalmente non è un sostegno solo nostro, ma anche di altri movimenti, cioè diciamo solo il Partito Comunista Russo, possiamo fare un paragone. Quindi lo chiedo a lui come si può conciliare questa cosa e lui lo potrà spiegare sicuramente benissimo. Grazie a tutti, ringrazio gli organizzatori dell'evento, è una bellissima domanda, in quanto per rispondere ad essa non possiamo prendere in considerazione solo ed esclusivamente i fattori prettamente geopolitici che potrebbero essere giustificati in funzione di un tatticismo, ovvero in funzione del famoso nemico comune, no? Come allora c'è questo nemico comune che ovviamente si chiama imperialismo nordamericano, allora dall'altra parte della barricata facciamo una gran confusione e riuniamo tutti quei paesi che si rifanno ad ideologie o a interessi politici, economici diversi o opposti all'imperialismo nordamericano, per cui noi vediamo che oggi esiste una forza arrogante, una forza reazionaria a livello mondiale che è rappresentata dal governo nordamericano, dai suoi vassalli a livello regionale. E dall'altra parte appunto ci sono questo fronte eterogeneo che noi chiamiamo appunto fronte rivoluzionario, fronte progressista o se preferite fronte antiimperialista mondiale, che vede in alcune regioni del mondo, soprattutto in alcune regioni del mondo, maggiore presenza. Penso al Medio Oriente con il cosiddetto asse della resistenza e penso anche all'America Latina, del grande Hugo Chavez, che ricordiamo tutti con grande affetto, e lì c'è appunto questo fronte cosiddetto bolivariano dei paesi che si rifanno al socialismo del XXI secolo. Per analizzare quindi la vicinanza di questi paesi, apparentemente paesi, regimi, governi e movimenti di resistenza che si rifanno a ideologie diverse, non possiamo secondo me pensare solo a un tatticismo, perché se noi pensassimo solo a un tatticismo, cos'è che succede? Nel momento in cui c'è il nemico comune si combatte. Per qualsiasi motivo, se viene meno questo motivo, questo nemico comune, torniamo al punto di partenza, ci scagliamo tra di noi, perché non abbiamo più niente in comune. Io penso invece che non sia così. Vedete, di Imam Khomeini, una grande intuizione rivoluzionaria che ebbe fu questo di scardinare una certa logica nel mondo islamico che c'è ancora oggi, e non è una questione che riguarda sunniti e sciiti, è una questione generale di una certa impostazione classica, nel voler dividere il mondo in modo eccessivamente, secondo me, idealizzato in musulmani e non musulmani, no? Quindi nella distruzione, prendete un manuale di un trattato, diciamo, di scienze islamiche, di diritto islamico classico, trovate sempre questa diversificazione: territorio dell'Islam, dar al-Islam, e territorio della guerra, dar al-Harb. Quindi il mondo bipolare sarebbe il mondo dei musulmani contro i non musulmani. Imam Khomeini ebbe questa grande intuizione, scardinò questo principio e sempre rifacendosi ai dettami islamici e coranici soprattutto, ridefinì il mondo bipolare in un mondo diviso in oppressi ed oppressori. Attenzione però, questa terminologia oppressi ed oppressori, Mustakberin e Mustazafin, è una definizione coranica, quindi diciamo è presente nella tradizione islamica, solo che per vari motivi diciamo si era un po' offuscato questo principio. E penso che oggettivamente questa divisione non va letta quindi in senso religioso, prettamente religioso, nel senso proprio non tanto religioso, ma proprio settario del termine. Quindi il mondo diviso tra oppressi ed oppressori è un mondo che non vede la contrapposizione di due religioni, ma vede la contrapposizione
delle persone in tutto il mondo, a prescindere dalla religione, religione stricto senso intendo dire, a prescindere dall'etnia, dalla lingua, dalla razza, eccetera, dal ceto sociale e così via, ma è una suddivisione basata sulla lotta per la giustizia nel mondo. Noi abbiamo un duopolio oggi che si basa su questo principio, cioè abbiamo delle potenze arroganti che vogliono imporre le loro politiche a livello planetario e dei governi, dei regimi, degli stati o dei movimenti di resistenza che si rifanno principalmente a due ideologie, no? Abbiamo da una parte i movimenti socialisti, poi insomma in base al paese, alla regione del mondo i socialismi non sono tutti uguali, no? Il socialismo bolivariano non è la stessa cosa del Songun nordcoreano e così via, come anche il socialismo arabo del Baath non è esattamente la stessa cosa, e poi abbiamo, no, movimenti come Hezbollah islamici o la Repubblica Islamica dell'Iran, uno stato islamico, tutti alleati non esclusivamente in funzione di un nemico comune che evidentemente c'è, ma appunto per un principio che è la lotta per la giustizia, la lotta per la causa degli oppressi di tutto il mondo. L'Imam Khomeini disse all'indomani della rivoluzione: dobbiamo costituire il partito mondiale degli oppressi, perché questo è il mondo che noi abbiamo per venire fuori da questa crisi a livello internazionale. Io dico sempre anche agli amici: se il tuo nemico parla di mondo, tu non puoi parlare di una regione. Se il tuo nemico dice noi abbiamo una politica globale, tu non puoi dire io penso a difendere le mie quattro capre. Anche tu devi avere un progetto mondiale, perché se tu, è come nel calcio, se tu dal minuto uno della partita al 90° pensi solo a difendere, prima o poi il gol lo prendi, devi pensare anche al contrattacco. È l'unica idea che sinceramente a me sembra ragionevole, è un'idea universale. Un'idea universale che vada oltre il settarismo, sia al settarismo religioso, sia al settarismo laico, oltre il settarismo, per trovare una soluzione a queste crisi, altrimenti non ne veniamo fuori, perché è proprio un discorso pratico, non un discorso difficile, metafisico. Se tu fai fuori, a me sono concesso che riesci a far fuori il tuo nemico comune, poi che fai? Ci scanniamo di nuovo tra di noi, perché? Perché non abbiamo dei principi comuni. Io penso che l'umanità e la giustizia siano principi che vanno decisamente al di là di un'alleanza tattica in funzione di un nemico comune. Grazie.